dai, torniamo seri. È un uomo che esce dal coma e scopre di avere due mogli, quindi probabilmente le ha sposate tutte e due, e come ha fatto si capisce, si evince dal fatto che la seconda moglie è tunisina, sì. No? E quindi cioè, è stato possibile mettere in piedi questo inganno. E la cosa interessante del nostro episodio, penso io, una cosa che più mi ha interessato, è questo bilico che c'è tra una commedia, in un certo senso, degli equivoci, ma anche la scalata verso insomma, una rinascita e mettere in contrapposizione due punti di vista, due mentalità, due culture diverse. E secondo il mio punto di vista, visto che parliamo anche della PIL, che ha avuto questa sceneggiatura su Detto, su Stella, questo documentario di sfondo, no? Del porno, diciamo, la cosa che mi ha attirato è stata proprio questa, l'idea che aveva Anzanelli nello scrivere questo copione, di essere, diciamo, su questo bilico tra essere divertente ed essere anche però reali, come la commedia chiamerebbe. Accidenti, rocco bene, rocco a destra, rocco dai, qua davanti a te rocco, eccomi qua sotto, questa è la fuga di vicino.